Allora, andiamo in diretta da Civitella, dove c'è Stefano Recanati, a cui do il buongiorno. Stefano, allora, proseguono nel frattempo, nonostante questa brutta notizia, soprattutto per gli operatori economici, proseguono in provincia di Pescara gli screening anti-Covid con i test rapidi. Linea a te. Buongiorno da Civitella Casanova. Sì, continuano gli screening sulla provincia di Pescara. Intanto vi annunciamo già che il presidente della regione Abruzzo è appena arrivato qui a Civitella e cercheremo di portarlo a breve ai nostri microfoni in diretta. Intanto sì, continuano questi screening. Questa mattina avvio a Civitella Casanova, screening che andranno avanti fino a domenica. Questa mattina test riservati al personale della scuola, dell'istituto comprensivo, ai ragazzi sopra i 6 anni dell'istituto comprensivo. Sono 60 i tamponi effettuati, 0 i positivi, e si aggiungono ai 3.269 test, 32.169 test effettuati finora sulla provincia di Pescara, con 98 persone positive. E allora di questo abbiamo parlato con il sindaco Marco D'Andrea di Civitella Casanova. Prego la regia di mandare il contributo. Oggi abbiamo riservato questa mattinata appunto per le scuole, anche per agevolare insomma la presenza dei ragazzi e del personale. Finora siamo soddisfatti insomma del risultato. Ecco, si continuerà domani e poi domenica. Avete voluto fortemente che si facesse nel vostro paese, senza ricorrere all'aiuto degli altri paesi, perché volete che i vostri abitanti escano il meno possibile dal territorio. Sì, allora abbiamo accolto con grande positività questa, diciamo, opportunità che ci ha dato la Regione, la ASL. È un'opportunità praticamente importante sia per quanto riguarda la prevenzione, ma soprattutto anche perché lo facciamo in casa, e quindi per paesi come i nostri, un po', diciamo, marginali, è importantissimo avere la possibilità di farlo qui, con popolazione anche molto anziana che difficilmente riesce a spostarsi. Ecco, sindaco, screening importante, ripetiamo ancora una volta, anche alla luce di quelli che sono stati i numeri impietosi della prima ondata di Covid-19 sul territorio di Civitella Casanova. Certamente, siamo stati in un territorio molto colpito, abbiamo anche avuto dei decessi, e quindi diciamo, abbiamo creduto nella prevenzione da sempre, quindi in modo particolare abbiamo voluto sfruttare questa occasione che ci hanno dato, insomma. Ed ecco che abbiamo ascoltato l'intervista al sindaco Marco D'Andrea, e come promesso ai nostri microfoni in diretta al TG è arrivato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, che intanto ringrazio per la disponibilità e averci concesso. Intanto parliamo subito della notizia della mattinata, che è quella del ritorno in zona arancione. Come mai e di che cosa ha parlato con il ministro Speranza? Purtroppo le nuove regole che ha inserito il governo con gli ultimi decreti, che sono quelle di abbassare la soglia per l'ingresso in zona arancione dell'R-Con-T e di introdurre anche l'ulteriore parametro che con il rischio alto ci si finisce subito, non bisogna più attendere 3 settimane, diventa molto più semplice accedere in zona arancione. Noi avevamo questa settimana registrato a livello di impatto basso, un rischio moderato. Purtroppo l'R-Con-T è a 1,12, c'è cioè una media nazionale che è intorno alla stessa cifra. Molte regioni tornano in arancione, qualcuna finisce in rosso. È un'ulteriore mazzata alle attività economiche che da pochi giorni, alcune delle quali avevano riaperto da pochi giorni. Non cambierà nulla per le scuole, invece continueranno ad andare avanti come stanno andando avanti in questi giorni dopo la ripresa, dopo la Befana. Quello che chiedo al governo, a maggior ragione, di fare presto con il nuovo decreto ristori, con l'ennesimo decreto ristori, di mettere finalmente tutti i soldi che servono, di fare in modo che possano arrivare a tutte le realtà, le attività che sono state colpite, non soltanto quelle che hanno avuto direttamente delle restrizioni, ma ci sono categorie che pure potendo continuare la loro attività economica hanno comunque subito
danni pesanti, perché se no dall'economia, no, quelle, un pezzo dell'economia del nostro territorio rischia di non risollevarsi. Peraltro nel nuovo DPCM che ha appena firmato Conte c'è anche il rinvio al 15 febbraio della riapertura degli impianti di risalita per il turismo invernale, e questo significa che per una, almeno una parte importante delle stazioni sciistiche è come aver di fatto chiuso già la stagione, perché solo dopo il 15 febbraio bisogna vedere quali e quante saranno ancora innevate o in grado di offrire ai turisti, sempre che il 15 febbraio si riapre e non ci sarà un'ulteriore proroga. Ecco Presidente, sui dati, su questa nuova notizia della zona arancione hanno inficiato i dati provenienti da paesi come San Salvo e Pizzoferrato, o sono dati che comunque riguardano il periodo 4-10 gennaio 2021? Ma i dati vengono sempre elaborati sulla base di qualche giorno prima, nel senso sono i dati che abbiamo trasmesso tra martedì e mercoledì all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute, e quindi sono relativi a tutta la settimana precedente fino all'altro ieri, quindi sono abbastanza recenti, non recentissimi, ma sono abbastanza recenti. È certo che comunque la circolazione del virus non si è arrestata, questo va detto. Noi abbiamo avuto per diverse settimane un decremento sia dell'indice di contagiosità e soprattutto del numero di contagiati e di persone ricoverate negli ospedali. Negli ultimi 10-15 giorni, cioè a ripartire diciamo da gennaio, non solo è risalito l'indice R-T, prima è passato da 0,65, ricorderete che al 31 dicembre eravamo la regione con l'indice più basso d'Italia, e quindi è risalito prima a 0,89, ora sta a 1,12, e l'incidenza sugli ospedali diciamo che si è a un certo punto stabilizzata, quindi tanti ne entrano, tanti ne escono, e quindi è un elemento ovviamente di criticità, perché è un equilibrio difficile, è un equilibrio che se dovesse perdersi a favore dell'aumento di contagi e di ricoveri rischia di riportarci subito in sofferenza nelle strutture sanitarie. Alfredo, il Presidente Marsilio è a vostra disposizione per qualche domanda prima di lasciarlo andare ai suoi impegni. Sì, grazie Stefano, buon pomeriggio Presidente, anche da parte mia. La mia domanda parte da una considerazione che inizia da prima di Natale, quando tutti i medici, gli esperti ci avvisavano insomma di stare attenti a quello che facciamo durante le feste di Natale, a come ci saremmo comportati, perché c'era il rischio di una terza ondata. La mia domanda è, visti anche i comportamenti degli ultimi giorni e quanto è accaduto, penso ad esempio a Pizzoferrato, al di là insomma poi di dire il governo chiude o la regione è costretta a prendere provvedimenti più restrittivi, io credo che ci voglia, non so se lei è d'accordo, un ulteriore salto di qualità, forse anche da parte di tutti i cittadini, ad essere veramente più attenti e rispettosi delle regole, onde evitare insomma di ritornare davvero in zona rossa, che sarebbe un disastro per la nostra economia. No, sono sicuramente d'accordo, e quindi colgo l'occasione per rinnovare il consueto appello a comportarsi con serietà, con responsabilità. Il caso Pizzoferrato è un caso limite particolare che ha provocato per quel paese la zona rossa, anche molto restrittiva, con divieto di entrata e di uscita, quindi con un provvedimento molto molto duro per tenere sotto controllo una situazione dove su 1000 abitanti ne abbiamo già individuati oltre 70 e stiamo facendo tamponamento massivo, quello molecolare. Lo screening che stiamo facendo, noi siamo qui a Civitella proprio per questa ragione, serve anche ad aiutare questa setaccio sul territorio, quindi invito anche i cittadini, quando hanno l'opportunità e dove hanno l'opportunità di farlo, di partecipare, perché non sempre lo fanno. Tutti che magari nei momenti drammatici chiedono più tamponi, più prevenzione, più sicurezza, noi stiamo facendo esattamente questo, mettiamo a disposizione gratuitamente delle amministrazioni comunali e dei cittadini la possibilità di fare tamponi rapidi.
Ci è servito questo per isolare preventivamente, individuare preventivamente più di 500 solo nelle province di L'Aquila e Teramo, adesso contiamo anche quelli che nello screening della provincia di Pescara, e da oggi domani inizia anche Guardia Grele, quindi si comincia anche nella provincia di Chieti, quindi centinaia e centinaia di persone che erano contagiate e contagiose, che sono state isolate precocemente, hanno evitato migliaia e migliaia magari di malati e qualche pericoloso focolaio. Quindi invito la popolazione anche a partecipare a questa, a sfruttare questa occasione per conoscere la propria condizione e mettere in sicurezza se stessi, la propria famiglia e la comunità in cui si vive. Un'altra considerazione, domanda, prima di ridare la linea a Stefano Recanati, presidente, di ordine più politico, perché insomma siamo nel bel mezzo di una crisi di governo, anche se non ancora si palesa, bisognerà attendere il voto alle Camere d'inizio della prossima settimana. Dal punto di vista vostro, delle regioni, lei prima parlava ad esempio del decreto Ristori, come si giudica questa situazione di fibrillazione politica a livello nazionale? Evidentemente che qui, diciamo, commento anche come esponente politico, è nota la mia posizione e la posizione del mio partito. Credo che questo governo sia giunto al capolinea, un governo che era nato contro qualcuno e non per qualcosa, era nato per impedire che il popolo andasse al voto e legittimasse un governo di segno politico diverso e contrario a quello che sta governando tuttora. Quindi non si può rimanere asserragliati nel palazzo pur di non far vincere la maggioranza politica del paese. Io penso che sia arrivato il tempo di ridare la parola al popolo, di creare in Parlamento una maggioranza vera, non una maggioranza raccogliticcia che martedì starà con il pallottoliere a contare l'ultimo dei senatori per vedere se riescono a spuntarla, che possa avere quindi la forza e l'autorevolezza di guidare il paese in una situazione molto difficile, in una situazione che necessita di un grande spessore da parte del governo, e questo spessore e questa legittimità non può che dargliela il popolo sovrano. Presidente, scusami Stefano, ancora una cosa per quanto riguarda i ristori, perché insomma poi vedremo anche un servizio, i ristoratori sono pronti anche a delle manifestazioni di protesta anche oggi, e visto che la zona arancione incide soprattutto su questo settore, ecco, a che punto sono gli aiuti? Lei prima diceva invitiamo il governo a fare presto, ma sono stati trasferiti i fondi, e se sì quanto tempo ci vorrà poi per dare gli aiuti che servono al settore della ristorazione? No, ma i ristori che fa il governo vanno direttamente, non vengono trasferiti agli enti locali o alla regione, vanno direttamente nei conti correnti dei beneficiari, quindi delle persone che ne fanno richiesta e che ne hanno diritto. Il tema è che si sta andando avanti sempre con il contagocce, cioè non si è fatto un fondo capiente che permette il giorno stesso di un decreto di restrizioni di far partire i bonifici e i ristori. Bisogna sempre attendere poi la settimana successiva, la discussione in Parlamento, l'emanazione di un decreto legge e come è stato già raccontato, i tre quarti poi dei provvedimenti anche di bonus e di ristori che sono stati prodotti dal governo necessitano di decreti attuativi che non hanno ancora visto la luce, quindi e per di più questi ristori hanno fino ad oggi interessato solo le attività direttamente chiuse, ma per fare l'esempio dei ristoratori, quando chiude un ristorante non viene colpito solo il ristorante, viene colpito il fornitore, viene colpito il distributore, viene colpita la filiera agroalimentare, viene colpito tutta una serie di soggetti che fino ad oggi non hanno ricevuto nessun particolare beneficio perché considerati aperti e quindi in condizioni di poter svolgere la propria attività economica senza tenere conto della grave diminuzione di volume di affari che questo ha comportato. Stefano.
Sì, solo per chiudere il collegamento, per ringraziare il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, l'ufficio stampa della Regione Abruzzo e il Comune di Civitella Casanova che ci ha permesso anche di fare questa diretta stamattina qui dal proprio Comune, linea che può tornare definitivamente allo studio.